rilassarmi, tengo poco Paolo, ma tu continua a suonare. Non sto in vena di pipponi, tanto meno di abbaiare. Tra piglia bene e piglia male, a volte più semplicemente non mi faccio pigliare. La musica è infinita, gli amici se ne vanno, le chiederò un passaggio, spero ci rincontreranno. Intanto devo vivere, continuo a lavorare, e non ci resta che piangere, provare, provare. In catene per il pane, nella coppa gli schiavi. Se non senti che sono qua è perché c'ho le chiavi. Sali, apro ascolti e rimani, mentre trasformo bettole in palazzi reali. Racconti leggendari, archivio dei ricordi, salve e chiudi. Rimbalzavano in Italia senza videocellulari. Il mio mestiere sta altrove, questo è amore che proteggo come tale. Per piacere, se mi eclisso non prendetela a male. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Svaprolet. Oggi ci occupiamo di un atomizzatore, il Troia o Troia MV2 di casa Fakid Mod, in questo caso in una versione styled by YFTK. È un atomizzatore di casa turca, la Fakid Mod nella fattispecie l'originale, è l'evoluzione di altri modelli che portavano lo stesso nome, che hanno deciso di implementare e di cambiare in qualche loro linea costruttiva o funzionale. Vi arriva nella solita confezione YFTK, all'interno della quale troverete l'atomizzatore, e il solito pacchettino di spare parts, che prevedono la presenza di alcuni O-ring, di uno strano aggeggio ad U, del quale non ho ancora ben capito la funzione, cioè teoricamente sì, ma praticamente no. Servirebbe in pratica ad accedere alla parte sottostante al fondello del deck, ma ho fatto svariate prove arrivando quasi a distruggere l'atomizzatore, per cui per evitare inutili figure materiale organico mi sospenderò e sospenderò qualsiasi giudizio su questo ammenicolo ad U. Ma andiamo al nostro atomizzatore. È un atomizzatore che nella sua versione originale è in acciaio 316 austenitico stabilizzato al titanio, c'è tanta roba ingegneristica. È un 22 mm ed ha un'altezza, escluso il drip tip, di 42 mm. La capienza del tank, che è in policarbonato così come il drip tip, è di 3,7 ml. Andiamo ad aprire questo atomizzatore. Io l'ho lavato nella lavatrice ultrasuoni e ho oleato gli O-ring, ma risulta comunque abbastanza complesso ad aprirlo. Mi aiuterò con questo ammenicolo, che dovrebbe facilitarci esattamente la procedura. Questo è il deck, un deck che ci ricorda tutta una serie di atomizzatori conosciuti, straconosciutissimi, dei quali mi sembra inutile ripetere nomi e caratteristiche. Due torrette contrapposte con viti a croce, un alloggio per il cotone non abbondantissimo, con il classico scavo, il classico incavo dal quale il liquido affluirà alla coil una volta che noi andiamo ad aspirare e a fare i nostri tiri. Un O-ring di tenuta, un mega asolone contrapposto ad un altro, deck semplicissimo, nulla di nuovo. Per quanto concerne invece la parte superiore, abbiamo il famoso tank in policarbonato che ci permetterà di selezionare il nostro airflow tramite questo asolone, anzi questi due asoloni contrapposti da 6x2 mm o da questa serie di fori da 0,8 mm che possono essere usati accoppiati, separati, divisi, insomma vedrete voi come fare. Il camino ci ricorda anch'esso tanti altri atomizzatori. Qui, come nell'originale, viene riportato il simbolino del cavallo di Troia,
O-ring di tenuta, pezzo unico con il top cap, drip tip con due O-ring di tenuta, anch'esso in policarbonato, e questo camino particolare con una lavorazione a pera . Ok, questo era tutto sul nostro atomizzatore smontato nelle sue singole parti. Adesso, come di consuetudine, non dovremo far altro che buildarlo, provarlo e vedere un attimino cosa ci racconta questo Troia MV2. Per la nostra rigenerazione, e intanto ringrazio ovviamente tisvapo.it per avermi inviato questo atomizzatore, per la nostra rigenerazione utilizzerò un Cantal A1 27 gauge e farò 5 spire su punta da 2. La rigenerazione di questo atomizzatore non prevede nulla di esoterico o di diverso da tanti altri atomizzatori. Le viti a croce sono facilmente gestibili. Consiglio sempre di fare un giro completo del filo intorno alla vite e di uscire quindi con la gambetta che andremo a tagliare verso la parte interna dell'atomizzatore. Poi basterà montare la nostra coil in una posizione centrata e che non tocchi le due torrette, ovviamente adesso questa va ancora un po' sistemata, e poi procedere alla cotonatura. Una volta inserito il cotone all'interno della coil, andremo a tagliare più o meno a questa altezza, cioè rasente quasi all'ampiezza totale del deck, il nostro cotone. Una volta cotonato andremo a pettinare il cotone ed eliminare tutte le parti di cotone che si sono deteriorate durante l'operazione di riempimento della coil, e poi andremo ad inserire nell'alloggio del cotone i baffi del cotone stesso, semplicemente alloggiandoli all'interno dell'asola di raccolta. Semplice. Vi ricordo sempre di non prestare il cotone, ed ecco fatto, abbiamo inserito il cotone all'interno delle asole di raccolta del cotone stesso. Adesso andiamo al refill. Proveremo questo atomizzatore con un Izmir, in questo caso quindi un tabacco orientale, in questo caso l'Oriental della tabaccheria. Facciamo assorbire dal cotone il liquido e provvediamo a effettuare il refill del tank, che, come intuirete facilmente, avviene dal basso. Ok, refillato, e adesso lo andiamo a ricongiungere col deck. Ok, fino ad essere imbattuta. A questo punto possiamo analizzare il sistema dell'airflow. Ho provveduto a oleare per bene, ungere per bene l'O-ring che vedete che tiene in pressione il tank sul deck, ma trovo comunque molto scomodo regolare i fori dell'airflow. Probabilmente utilizzandolo, ungendolo con materiali diversi dal VG, forse mi darà una maggiore facilità di regolazione, che comunque consiste nel far ruotare appunto il tank, e ci porterà
a scegliere vari tipi di impostazioni, però come vedete è veramente molto duro. Le impostazioni sono i fori da 0,8 in coppia da 1, 2 e 3, oppure gli asoloni contrapposti. Questa la trovo una cosa molto scomoda di questo atomizzatore, ma andiamo a sentire cosa ci racconta dal punto di vista aromatico. Ok, abbiamo rigenerato il nostro atomizzatore, come abbiamo visto, 27 gauge, 5 spire su punta da 2, abbiamo ottenuto una resistenza da 0,70 inizialmente, si è assestata intorno a 0,71, la sto mandando a 15 watt. Dunque, durante il primo rodaggio della coil io non effettuo dry burn né tantomeno prove così a deck aperto, ma lo vado a svapare partendo da un wattaggio molto basso. Mi sembrava che il vapore tendesse ad essere abbastanza secco e neanche troppo corposo, cosa che per me sarebbe stato sicuramente un difetto, visto che amo invece il vapore corposo, umido e abbondante. Devo dire che una volta che la coil si è assestata ed è stata sufficientemente rodata, questo atomizzatore stupisce. A fronte di un piccolo deck e di una piccola camera di vaporizzazione, per la quantità e la qualità del vapore che produce. Dal punto di vista aromatico rende assolutamente giustizia a questo Izmir della tabaccheria, lo restituisce tondo in tutte le sue sfumature, in tutte le sue complessità. Devo dire che a questa prima prova in Cantal non posso che dare il massimo dei voti come resa, non ho nessun tipo di obiezione da sollevare o nessun tipo di, come dire, difetto. Il tiro è ben bilanciato, è fluido, devo dire abbastanza insvapabile per me nelle prime due configurazioni dell'airflow con uno o due fori da 0,8 mm. Lo sto svapando direttamente con l'asola parzializzata, penso che sia 2 mm. Mi sarebbe piaciuta un'asola singola e non contrapposta, perché che probabilmente avrebbe donato, secondo me, ancora più fascino e più potenza a questo atomizzatore. Ma devo dire che anche in questa configurazione, con le due asole contrapposte e questo foretto da 2 mm circa che ho lasciato, questo atomizzatore si comporta davvero bene. Il vapore non è caldo, non è fastidioso, è fortemente aromatico, davvero nessun difetto. Per cui non ci rimane che provare questo atomizzatore in TC, vedere se riesce ad avere performance altrettanto valide ed alte come in vari watt, e per cui torniamo a vedere un po' una build in TC e a provarla. Durante i miei vari tentativi più o meno maldestri per indagare e cercare di capire il funzionamento di questo atomizzatore in TC, che non mi convinceva nonostante la prova del cotone superata abbastanza facilmente, sono arrivato a capire anche il funzionamento di questo ammendicolo che troviamo in dotazione nel nostro atomizzatore, che serve in pratica a smontare il deck per separarlo dal suo fondello che vedete qui in primo piano. Come vedete io l'ho pulito, ma ho trovato all'interno del fondello una bella quantità di liquido che evidentemente è passato dal deck al fondello stesso, motivo per cui intelligentemente i creatori di questo atomizzatore hanno previsto l'utilizzo e la possibilità di poter smontare completamente l'atomizzatore e il deck soprattutto, per poter pulire e asciugare il fondello. Una volta averlo asciugato e pulito, rimonto il deck. In pratica il montaggio avviene in questa maniera: si sistema il deck in posizione, lo si avvita
per montarlo completamente si inserisce l'ammennicolo che trovate in corrispondenza di questi fori con i quali potrete fare pressione e chiudere e serrare completamente l'atomizzatore. Ok, quindi questo affarino andrà a far presa in corrispondenza di questi fori. Vedete? E così vi sarà possibile smontare, riavvitare e pulire il fondello del deck. Ok, abbiamo fatto una rigenerazione con Nifedal 48, 27 gauge, 5 spire su punta da 2 e come prevedevo il miglior serraggio del deck sull'alloggio della vaschetta che lo ospita ha reso la lettura della resistenza più attendibile e più precisa. Per cui adesso riprovo la funzione del TC con la prova del cotone e andiamo poi alla prova degustativa. Ok, abbiamo montato la nostra coil sulla VT in box. La lettura è di 0,21 ohm. Andiamo a vedere che succede partendo da una temperatura di 210 watt, del 210 gradi centigradi a 13 watt. Facciamo la prima attivazione. 1, 2, 3, 4, 5. Ci fermiamo. Ne facciamo un'altra. 1, 2, 3. 4, 5 e andiamo a spostare il cotone. Come vi accennavo precedentemente, la prova cotone viene superata bene, come vediamo qui a 210 gradi non c'è nessuna forma di imbrunimento del cotone, ma andiamo avanti e insettiamo la nostra box a 220 gradi. Riattiviamo per 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, gli diamo un'altra attivazione, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a spostare il cotone. Anche in questo caso, come vedete, l'imbrunimento è davvero irrisorio. Quasi impercettibile. Ok, a questo punto andiamo ad alzare la temperatura a 230 gradi centigradi e a fare la nostra attivazione. Spostiamo un attimo il cotone e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, riattiviamo, 1, 2, 3, 4, 5, come vedete, diciamo che sulla carta, a livello teorico, la prova del cotone è superata. La lettura della coil, del valore di ohm della coil, è un po' eccessiva, sbaglia di qualche punto, ma ci può stare che io abbia fatto male la mia coil o quant'altro. Comunque, diciamo che teoricamente si comporta bene e adesso non ci rimane che fare una prova degustativa e vedere qual è il risultato di questo Troia MV2 in controllo della temperatura. Bene, lo abbiamo billato per il TC, andiamo ad assaggiarlo e vedere come si comporta. Lo sto mandando a 13 watt, la resistenza si è assestata sugli 0,21 ohm, gli ho imposto un limite di temperatura di 230 gradi centigradi e ci sto svapando del basma della tabaccheria. Allora, l'atomizzatore va bene, funziona bene,
io ho avuto delle difficoltà nella prova in TC, ho dovuto fare diverse rigenerazioni, ma ritengo che il problema principale fosse legato al problema di non aver perfettamente abitato il deck al suo alloggio, alla sua vaschetta che lo ospita. Dopo avervi fatto vedere appunto come serrare bene il deck, devo dire che non ho avuto problemi, le letture in home sono state più precise, le prove cotone sono decisamente migliorate e posso dire che insomma con le dovute accortezze, le dovute attenzioni, una dovuta e adeguata manutenzione dell'atomizzatore, che va evidentemente periodicamente smontato e asciugato nel suo fondello, è possibile mandarlo in TC. L'erogazione è costante, taglia al momento giusto, stacca intorno ai 217. Diciamo che a livello di prestazione in TC va. Anche la resa aromatica c'è, per cui si può dire tranquillamente che anche in TC questo atomizzatore può essere impostato. Che rimane un atomizzatore, per quanto concerne il Varivat, veramente sbalorditivo. Grandissimo aroma, piacevolissimo vapore, direi che a livello aromatico è fra i più buoni che abbia assaggiato ultimamente. Trovo assolutamente scomodo il concetto della regolazione dell'airflow, perché comunque rimane un po' macchinoso questo policarbonato che insiste sull'acciaio. È assolutamente impossibile, perlomeno nella versione che ho fra le mie mani e nella versione replica della quale stiamo parlando, smontare il deck senza ricorrere a questo ammennicolo, perché risulta davvero impossibile, non ci sono speranze. Per cui insomma, al di fuori di questi due elementi negativi non ho altre, come dire, non ho altri elementi a sfavore di questo atomizzatore. Certo, il blocco unico, top cap e camino eccetera, quando è individuabile una ghiera qui che io avrei utilizzato per un refill dall'alto, mi fa pensare che magari è stata spesa maggior cura e ricerca in ambito di aroma e di prestazioni aromatiche di questo atomizzatore che non funzionali. Rimane un atomizzatore assolutamente ottimo, che regala grandi prestazioni nei tabacchi singoli e soprattutto negli orientali, è sbalorditivo, ma va bene anche con gli aromatizzati. Non ho provato cremosi perché non ne utilizzo, per cui è sicuramente trasversale a molti tipi di liquidi, e sicuramente anche nei fruttati darà il suo apporto e la sua grande performance, perché ho provato dei tabacchi fruttati e il risultato è assolutamente godibile. Per cui niente, direi che questo Troy MV2 della Fakis Mod, in questo caso in versione style di YFTK, è un atomizzatore molto interessante. 10 punti su 10, perché dà un'esperienza di svapo appagante. Per chi ama l'MTL, ma un MTL che può essere, come dire, spalmato dal più assolutamente ristretto ad un MTL quasi da flavor, lo consiglio vivamente. La resa aromatica è al top, non presenta assolutamente problemi tipo perdite di liquido o quant'altro, no. State attenti, vi ricordo di fargli una certa manutenzione, ogni tanto smontatelo tutto, fondello compreso, perché tende a depositarsi del liquido.
all'interno del fondello. Ma questa è una cosa, penso, sia assolutamente prevista dal costruttore, tant'è vero che ha provveduto a dotarlo di questo affarino che vi permetterà comodamente di smontarlo in ogni sua parte, dargli una bella lavata, una bella pulita e una bella asciugata. Ok, direi che è tutto su questo atomizzatore. Ringrazio ancora tisvapo.it, il buon Mimmo Melissa, che saluto, e tutto il suo staff per avermelo inviato, e ci vediamo sicuramente in settimana, qualche live, torneremo a parlare di nuovi svapatori, di ex fumatori e di tutto ciò che circola intorno al mondo dello svapo, il fantastico mondo dello svapo. Hasta lo svapo sempre, spacciate lo svapo a ogni angolo delle strade, diffondetelo, fate e coinvolgete quante più persone, amici, conoscenti, parenti che avete, che conoscete, che sono ancora fumatori. E alla prossima, ciao a tutti!